Mancava l'ingrediente base. Due mattonelle di wagyu giapponese. Un 80% di idratazione. Guardate. Sai che sembra? No? Sembra lo slime che usa mia figlia. Guardate il grasso, come si è meravigliosamente sciolto. Signore, perdonali che mettono la crema d'asparagi sopra il wagyu da 500 euro al chilo. E questa è la pizza che esce fuori. Amici di Braciami Ancora, oggi sono a Reggio Emilia, città del tricolore. Ho accettato l'invito di Alessandro, che gestisce quella pizzeria là, vedete? Ales Pizza e Food. Dunque, Alessandro è napoletano, lo aiuta oggi un suo amico pugliese, io sono di Roma e tutti quanti ci ritroviamo per una pizza particolare a Reggio Emilia, città del tricolore, che detta così, ragazzi, calza benissimo. Quindi sotto il tricolore ci si incontrerà praticamente il centro-sud d'Italia per una pizza interessante. Allora, la cosa bella dell'Emilia, sapete qual è? Che dove vai mangi bene. Quindi io sono certo che la pizza che oggi ci vuole proporre Alessandro sarà una pizza molto interessante. In teoria dentro dovremmo trovare Francesca, che è arrivata prima di me perché arrivavamo separati, io dal nord, lei dal sud. Andiamo, dai. Ragazzi, ben arrivati! Cioè, no, sono arrivato in realtà. Ciao! 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 Dove la becco, Francesca? Vicino, dove si mangia, che già sta bevendo? Questa è nascosta, però, perché... Brava, sì. Perché deve assaggiare il buono, capito? Allora, fermi tutti! Chi è napoletano? Io! Perfetto! Chi è il pugliese? Io! Chi è l'albanese? Io! Quello serio, eccolo qui, ok? Ragazzi, oggi Alessandro ci fa una pizza gourmet. Pizza carnivora, abbiamo stimato il costo intorno ai 500 euro. Io ve lo dico con estrema chiarezza, estrema onestà, io nei confronti delle pizze gourmet ho 856 pregiudizi, però siccome la missione del canale è anche sconfiggere i pregiudizi, ho preso la macchina, sono venuto qui a Reggio Emilia, città del tricolore, ho detto voglio vedere se Alessandro mi convince. Le sue origini napoletane mi fanno ben sperare. Te, Francesca, che ne pensi delle pizze gourmet? Diciamo che c'è una cosa che non è che mi piace molto, sono difficili da abbinare, quando le pigli te crolla tutto, c'è un sacco di roba, esatto. Si capisce, però chissà, magari ci stupisce. Magari un pizzaiolo napoletano. Magari un pizzaiolo napoletano ci stupisce. Dov'è il tuo telefono? Qua. Tira fuori il telefono. Metti Instagram. Vai su Versami Ancora. E Francè, questo non te segue. Già parte malissimo. Faccio io per te, posso? Vai. Ora va leggermente meglio. Adesso ho paura del giudizio della pizza gourmet. Adesso ho paura del suo giudizio. E qua, amico pugliese, tu come ti chiami? Maurizio. Allora Maurizio, il tuo telefono lo voglio manco vedere, perché sarà pieno di donne, poi non lo guardo. Manco voglio sapere. Allora, questi sono gli ingredienti? Sì. E uno direbbe, Michele, ma questi ingredienti 500 euro? No, perché manca l'elemento base. Qui l'emozione è tanta, ragazzi. Io sono venuto qua a fare una pizza carnivora, gli ho detto, oh, piazzami gli ingredienti qua, che si sono scordati? Mancava l'ingrediente base. Ecco qua, ragazzi, due mattonelle di wagyu giapponese, allevato in Giappone, macellato in Giappone. Fabione, fan di Braciami Ancora, signori, che ne pensi di Mappo? Nada, anche qua, altro fan di Braciami Ancora, che ne pensate? O non scappate? Tanta roba. Lo dico spesso, il wagyu, il Kobe, la carne giapponese, si mangia ogni tanto, raramente, non è abituale. Noi abbiamo voluto oggi fare un'esagerazione, metterla sopra una pizza. Se mi convinci te lo dico, allora, con molta sincerità. A livello di abbinamenti ci siamo. Poi impiattare, come dico sempre, impiattare su un carboidrato, che può essere appunto una pizza, è molto più difficile che impiattare semplicemente su un piatto di porcellana. Questo è un impasto molto semplice, c'è un prefermento no knead, io lo chiamo. Come lo Quindi chiami? Un impasto senza impasto. Un impasto senza impasto. Ma lui è quello che impasta senza impastare. Tu impasti senza impastare. Io sono diventato noto su Facebook perché impasto senza impastare. E la domanda ha fatto durante signori, il lockdown. Questo secondo me è un gran, come si dice a Roma, un gran paraculo. Proseguiamo. Come si dice a Napoli paraculo? Non si può dire. Anzi, può dire. Non si può dire. Metto il bip, giuro. Figli in drocchia. Amici di Braciami Ancora, questo è un vero figlio in drocchia. Proseguiamo. L'ho detto io, ok? Questo è un impasto ormai già pronto. Un 80% di idratazione, guardate. Sai che sembra? No? Sembra lo slime che usa mia figlia. Lo slime. Infatti. Adesso facciamo noi pizzaioli, facciamo la gara a chi butta più acqua in un impasto. Benissimo. Ok, questo è un semplice 80% che adesso andiamo a dargli delle pieghe di rinforzo. Vuoi dargli una piega? Io? Sì, no, ti sporcherò le mani. Francesca, dai una piega. Vai, Francesca, vai.
Ti devi fare la palletta, no? Ma devi fare delle pieghe, guarda, così, guarda. La parte resta sempre in alto, la parte, diciamo, liscia, in questo modo, così andiamo a strutturare il nostro impasto in modo che poi in fase di cottura sviluppa bene in altezza. Ragazzi, è la volta buona che Francesca mi impara un mestiere, dai. È vero che tu ci parli all'impasto? Assolutamente. Che gli dici? Che gli dici? Che sono un... Allora, direttamente dalla Puglia, ma la Puglia è lunga, da dove? Da Taranto. Maurizio da Taranto. Allora, vai, dai. Con amore la prendiamo, tocca la prima punta e gira là. Tocca la prima punta e gira. Quindi sono le pieghe. Come l'amore, lo, prima lo fai avvicinare e poi lo lasci. Hai capito? Dopo aver piegato slime, che facciamo? Questo lo si fa lievitare e poi magicamente diventa così. Ok, così. Quindi praticamente questo è l'inizio, si fa lievitare e diventa così. Proseguiamo, dai, sto cominciando a entrare nel clima giusto. Io direi che qua facciamo? Ci vuole un lavoro di coordinazione, però io intanto andrei con questa pietra lavica, sì. Vado a riscaldarla in forno a 250-300 gradi, questo è un forno a gas col piano rotante. Benissimo. Un forno a gas, quindi abbiamo un gas metano in questo caso, con il piano eccolo, rotante, eccolo, quindi la peculiarità di questo forno è che dovrebbe cuocere la pizza in modo... Sta più a 267 gradi adesso? Sì, bene. Adesso a questa 267. Pietra lavica dentro? Pietra lavica dentro. Poi capiremo che cosa ci faremo con questa pietra lavica. All'interno del forno la pietra lavica ha raggiunto la temperatura intorno ai 330 gradi, è perfetta per scottarci il nostro wagyu. Ci tengo però a dire una cosa, Alessandro, che è un ottimo pizzaiolo, una procedura del genere non l'ha mai fatta, si sta, diciamo, organizzando oggi per la prima volta, quindi noi gli stiamo addosso, gli mettiamo un po' di pressione, però sono sicuro che lui è professionale, bravo e capace. La parte difficile, poiché il forno gira, è prendere la pietra al tempo giusto, perché scotterà tantissimo, quindi speriamo che... Non fatelo a casa, ragazzi. L'ha presa. Bene. Appoggiamo, apriamo il nostro filetto di wagyu. Eccolo qua. Guardate, ragazzi, che marmorizzazione, è meravigliosa, è quella che contraddistingue queste pregiate carni giapponesi. Allora, in questo caso parliamo di un filetto wagyu Kagoshima. Allora, non è Kobe, perché il Kobe è solo il wagyu che proviene dalla contea di Kobe, questo è Kagoshima, ma diciamo all'atto pratico non cambia granché, non cambia molto, un po' come la chianina allevata in Toscana e la chianina allevata in Umbria, per farvi capire. È stato mai cotto un filetto di wagyu in questa pizzeria? Mai. Prima volta, mai. Battezziamo. Mai. Ragazzi, io ho fatto delle storie su Instagram per invitare alcuni fan di Braciami Ancora qui di Reggio Emilia a partecipare a questa grande degustazione. Nathan è stato praticamente il primo che ha risposto. Io lo dico sempre, se volete partecipare ai nostri video, seguite su Instagram. Nathan, metti il naso qua sotto, dimmi che pensi. Madonna, che profumo. Tanta roba? Tanta roba. Non tu potevo assaggiare. Tu non hai mai mangiato il wagyu? No, prima mai? Volta che lo assaggio. Fabione, tu non l'hai mai usato? No. Corri, vieni qua. Anche Fabione, altro fan di Braciami Ancora, direttamente da Mirandola. Usa un po'. Tu secondo me l'hai assaggiato? No, secondo me tu puoi... Io più agli occhi fritti. Più Francesca, sarebbe il caso che mettessi il tuo bel nasino sopra la bisteccuccia, così cominci a capire che vino ci possiamo piazzare. Va bene. Va bene? Hai memorizzato? La grassezza. Bello grasso, eh? Per accompagnare il wagyu abbiamo della stracciatella di fior di latte, poi abbiamo dei fiocchi d'oro. Sì, fiocchi d'oro, sì. Poi abbiamo della crema di asparagi. Sì. Del tartufo bianco. Questa è crema d'asparagi? Sì. Non esageravo, Confermo. Ora, hai fatto a te. Certo. Incredibile. Vai, proseguiamo. Appunto, avevo detto del tartufo bianco. E poi, Michele, c'è un dilemma. Non so se mettere la culì di lamponi. La che? La? Culì di lamponi. La sono dei lamponi.
Signori, la coulis di lamponi. O del caviale di aceto balsamico. O caviale di aceto balsamico. Facciamo così. Siccome ci dovremo abbinare del vino, Francesca, decidi te. Base pizza. Quindi dolcezza, sì, bagno, quindi grassezza, sì, dolcezza, sì, grassezza, quantiamo? Sì, ci, okay, mettiamo il lampone. Perché il lampone? Lampone? Perché? E t'avevo detto, vero? Lasci. Lasci. Dita. L'acidità. L'acidità. La crosticina si sta facendo, molto interessante. Tra l'altro, cuocere sulla pietra lavica permette al nostro wagyu di friggere, anzi no, di soffriggere nel suo grassetto, e vi posso assicurare che è una gran goduria. Qui, ragazzi, non è grasso ma è sapore, e ogni singola goccia di questo prodotto va preservata, salvaguardata e non si butta niente. Prevedo che dopo farò la scarpetta sulla pietra lavica con la pizza tua, diciamo, no? Direi che ci sta. Alessandro? Perfetto. Crosticina, direi, ok? Perfetto. Madonna mia, che meraviglia. Ho visto una cosa, ma non resisto. Scarpetta nel grasso del wagyu giapponese, ragazzi. Con una pizza che ha un impasto strepitoso. Porca miseria, che bomba nucleare in bocca, mamma mia. Scusa l'interruzione. Allora, questo pezzettino qua, adesso, vediamo, ma è burro. Ah, bea, bea, mamma mia. È lei la cottura, è lei. Vai, va. Ragazzi, qua sottile per la pizza, in modo che non andiamo a... Guardate che meraviglia. Eccolo qua, aspetta, scusa. Ragazzi, guardate qui. Guardate il grasso, come si è meravigliosamente sciolto. Sono rimaste solo le venature più imponenti, più spesse. Guardate che meraviglia, ragazzi. Qui si concentra un sapore burroso che è qualcosa di unico. Ragazzi, mamma, questo è ciccia, questo si mangia, no? Mamma mia, si mangia, sì, si mangia tutto. Io mi mangio pure il tagliere. Maurizio, spiegami nel dettaglio, passo passo, quello che fai. E con orgoglio, della prima pizza gourmet con il wagyu giapponese. Ma quando te li cagli? Bene, cominciamo ad assemblare. Dai, dai. Abbiamo questa stracciatella per di latte. Stracciatella. Siamo giusto. Signori, signori, mi ha messo la stracciatella. Mettere il wagyu. È sceso un silenzio, nemmeno fosse entrato il Papa, nemmeno, che so, entrano contemporaneamente il Papa, l'uomo tigre e lo Yeti, ecco, più silenzio ancora. Abbiamo crema di asparagi. Signore, perdonali che mettono la crema d'asparagi sopra il wagyu da 500 euro al chilo. Ma perché ce ne metti così poco? Perché deve essere equilibrato. Ah, equilibrato, sapore, ok. Non deve prevalere nulla. Pensavo solo che fossi tirchio, volevi risparmiare sull'asparago. Asparagio. Già mi vale troppa roba qua sopra. Come si chiama questa? Questa è la coulis di lamponi. Pure la coulis di lamponi. La coulis di lamponi. La passa già sta coulis di lamponi, no? Amore, io te lo dico, tu mi stai a mettere la coulis di lampone sul wagyu da 500 euro al chilo. Se perdo un iscritto, te raggiungo in Puglia, a Milano, dove stai, e parliamo privatamente. No, no. E ora andiamo a mettere dei fiocchi d'oro. Scusa, Amore, e Diacal, Chilic Bang, non ce lo mettiamo, no? No, no, basta questo. Smarties, no. Basta questo. Ok, l'oro, ci l'oro. Mettiamo. Dai, non fa il tirchio, mettici quest'oro su. Dai, non fa il tirchio. Ma c'è origine marchigiana? Genovesi? No, no, no. Poi qualche germoglietto. E che fai? Non ce lo metti qualche germoglietto così per finire? Benissimo. Dici? Andrà tutto bene. Amici di Braciami Ancora, eccola qua, la nostra pizza. Se la dovessimo vendere, a quanto la venderemo, Elsa? 500 euro. Perfetto, ragazzi, se la volete o chiamate. Per 500 euro vi riserva tutto il locale, vi fa anche le canzoni napoletane. E allora, noi ci abbiamo messo una cifra di ingredienti, ragazzi, e questa è la pizza che esce fuori. Sono curioso di assaggiarla.
Ah no, scusate, interruzione. Francesca ci dice al volo cosa ci beviamo. Dai, dai, dobbiamo... Allora, c'ho 30 secondi. Siamo a Manduria, frazione di Manduria Torricella, quindi terra di Primitivo. Questo è un Primitivo Riserva 2016, 30% di appassimento in pianta, quindi questo gli dà l'alcolicità, 16 gradi, bello maturo, già 5 anni di bottiglia, masseria York, prego, ti verso. Prego. È elaborata, va assaggiata due volte. Partiamo da qui, va? Tartufo, oro, ragazzi, ci sono... Ma li senti tutti? È quello, ho bisogno di due o tre morsi per sentirli tutti, però va giù, cioè è buona, cioè. Attenzione. Assaggia un po' a te. Aiuto. Ragazzi, la pizza è buona, ci sta, va benissimo. Ci è venuto in mente di dargli un kick in più con del caviale di aceto balsamico. Cavialamela un po' con l'aceto balsamico. Allora guarda, mettimelo all'inizio la puntina. Ok. Caviale di aceto balsamico, ragazzi, secondo me ci sta da Dio. Un po' acetico, invece il lampone esperto, un po' nella dolce. Caviale, uscito balsamico, pizzico di sale. Ok. Senti che tocchetto, Ragazzi, mancavano due elementi per far arrivare questa pizza gourmet da 500 euro fatta col wagyu giapponese e una cifra di ingredienti per fargli raggiungere l'apoteosi del mortacci quanto è buono, e l'abbiamo raggiunta, ma sono dovuto venire in soccorso da Modena con del caviale di aceto balsamico strepitoso e davvero un chicco di sale, proprio un'idea di sale, ed è esplosa in bocca per arrivare fino al pianeta del mortacci quanto è buono e soprattutto quanto ci sta bene col vino che Francesca ha toppeccata cala. Senti, Alessandro e Maurizio, venite qui, la pizza ci stava, era buona, ha raggiunto livelli inaspettati. Devo dire che quella diffidenza che avevo nei confronti delle pizze gourmet l'avete scalpita. Oh, bravi, 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 bravi. Adesso io pongo un quesito, ma sapete fa pure la margherita? Ci proviamo. Ok, ci proviamo. Me la fate una margherita? Adesso la facciamo subito. Ok, perfetto. Posso bere un sorsetto prima? Vabbè, dai, te famo bere. Vado? Occhio che scotta, eh. E cala, come al solito, ma io sono un professionista nell'ustionarmi e nel replicare la scena di Fantozzi con le polpette. No, però questa scotta davvero, aspetta. Fantozzi può aspettare qualche minuto. Beh, assaggiamo un po', sono curioso. Mortacci, quanto è buona pure questa. Amici di Braciami ancora. Allora, abbiamo riso e scherzato. Ho preso un po' in giro Alessandro, Maurizio, però devo dire che in questo locale sanno fare la pizza. La sanno fare sia elaborata, sia la pizza gourmet, sia la più semplice delle pizze margherite, che ragazzi è dannatamente buona. Io vi dico una cosa, se li volete venire a trovare, ragazzi, Reggio Emilia, vi lascio la via in sovrimpressione, perché è una via strana, il cui, diciamo, se lo dicessi sbaglierei, sembra un codice fiscale praticamente. Com'è la via? Wibiki. Via Wibiki 32. Allora, grazie Alessandro, grazie Maurizio, grazie a Gino. Grazie. Tuo fratello. Poi se vogliono seguirmi anche su Instagram e sul mio nuovo canale YouTube. Ah beh, seguitelo ragazzi, che sicuramente vi verrà fame anche lì. Grazie a Francesca che ci ha dato un vino strepitoso. Grazie ai nostri amici che sono venuti a trovarci. Ve lo dico, seguiteci su Instagram se volete partecipare ai nostri video. Un abbraccio e che l'abbraccio sia con voi. Ciao!